Allora, adesso isseremo il fiocco, attacchiamo l'angolo di mura, lo srotoliamo. E adesso andremo ad attaccare con il moschettone l'angolo di penna. Fa pausa. Ecco qui. C'è una parte che ha il cavo in acciaio e una parte che ha l'attaccatura con la cima tessile. Ah, ci è venuto a trovare Andrea, il nostro webmaster, un allievo storico. Buongiorno, Stefano. Buongiorno Andrea, come va? Bene, bene. Com'è il tempo oggi? Calma piatta. Però intanto facciamo vedere come si monta il fiocco. Allora, noi ci aiutiamo adesso con questa piccola carrucola. Notate la posizione delle mani, impugnatura con il pollice e l'indice e rivoltate in questo senso. In questo senso qua noi possiamo, in caso di necessità, mollare e velocemente la cima viene lasciata. Ecco, noi adesso che cosa facciamo? Dobbiamo tendere il fiocco al massimo, per cui allentiamo questa cima che tiene il boma, la allentiamo momentaneamente, andiamo ad allentare anche la scotta della randa. E adesso interviene Andrea? Sì, grazie Andrea. Allenta un mezzo metro lì dallo strozzatore. Dallo strozzatore, sì, allenta un po' tutto il circuito. Ok, e adesso Andrea, che ha appena finito di fare questa piccola operazione per rendere possibile l'operazione che stiamo per fare, cioè tirare al massimo il fiocco, ci aiuteremo con il cosiddetto strallo di prua, che sarebbe il cavo d'acciaio che tiene l'albero a prua. Quindi lui adesso tirerà molto forte per portare l'albero verso di lui, io tenderò il fiocco al massimo. Vai Andrea, vedete come lo tendo? Fatto, puoi lasciare. Qui si può vedere lo stallo completamente allentato, vedete? Adesso l'albero si regge soltanto con il fiocco. Questo è un modo per avere una vela, appunto quella di prua che si chiama fiocco, appunto, molto sensibile al vento. E cioè il vento viene spaccato in due in questa direzione. Quindi a seconda dell'andatura il vento gonfierà la vela in questo lato o in quest'altro. Con una vela ben tesa il fiocco funzionerà al massimo. E quindi a questo punto questo cavo rimane molto lento. Si dice in bando.